E là, buonasera a tutti. Vi parlo di un altro libro stavolta. È questo qua, guardate qua. L'orizzonte ogni giorno un po' più in là. Di Claudio Pellizzeni. Allora, prima di parlare del libro vi parlo di come ce l'ho fra le mani. Questo libro l'ho trovato 2 settimane fa a Bagan, nel Myanmar. Nell'albergo c'era questo libro e c'era scritto nella prima pagina di questo libro: ciao viaggiatore, questo libro è per te, hai solo una condizione da rispettare, lascialo nuovamente in un luogo a te caro, eccetera, eccetera, che qualcun altro possa prendere. Se ti è piaciuto contattami, te ne mando una copia. Questo qui l'ha scritto proprio Claudio Pellizzeni, è un libro che si è autoprodotto. Bene, io l'ho letto e per rispettare la consegna l'ho lasciato e lo lascio domattina, scrivendo anch'io la mia, scrivendo che l'ho letto, eccetera, lo lascio qua in questo albergo, Golden Art, non mi ricordo più, Golden Art Hotel di Hanoi. Quindi gli ho fatto passare una frontiera, anzi due frontiere, e lo lascio qua domattina a vedere se qualcuno lo trova e magari, avendo lasciato delle indicazioni, mi fa sapere cosa ne pensa. Ecco, questa è la storia. Adesso parliamo di questo libro. E quando l'ho visto sono rimasto, ero un po' perplesso. Perché ero perplesso? Perché c'erano alcune cose che non mi convincevano. Innanzitutto il sottotitolo, Il giro del mondo senza aerei. Avevo subito pensato, eccolo qua, quello che vuole fare il Tiziano Terzani de no altri. Vi ricordate, no, il libro di Tiziano Terzani, bellissimo peraltro, cos'è, un giorno un indovino mi disse, no, che narra di come Terzani abbia passato un anno facendo il suo lavoro di giornalista in Asia senza mai prendere un aereo. Allora ho detto, ah, qui ci scopiazza un pochettino. Il secondo motivo di così un po' sospetto, che mi ha fatto partire con un pregiudizio, è stato quando dopo un pochettino parlava di Madras o Chennai in India, raccontava una serata in India. Allora mi è venuto in mente, ecco, adesso qua scopiazza Tabucchi, famoso librettino bellissimo di Tabucchi, notturno indiano, allora Nepal, eccetera. Terzo motivo di pregiudizio è stato quando dopo un po' di pagine, diciamo che questo pregiudizio è durato qualche decina di pagine, quando ha sparato, non sono più un turista, sono un viaggiatore. Ecco, questa è una frase che a me francamente non piace, anche perché sono convinto che siamo tutti turisti, insomma. Poi mi sono ricreduto, l'ho letto, questo è un libro che si fa leggere, l'ho letto in viaggio, l'ho letto girando fra il Myanmar l'ho finito in Myanmar, l'ho portato qua proprio per lasciarlo da noi, e lui racconta la sua vita, cioè lui è stato 3 anni, ha fatto praticamente il giro del mondo senza mai prendere un aereo, navigando sulle navi cargo per gli oceani e in tutti gli altri modi possibili per quanto riguarda la terraferma. Ha lavorato negli ostelli, insomma ha cercato di guadagnarsi la vita e ha fatto questa esperienza a 32-33 anni, dopo 10 anni di lavoro in banca, Milano. Si è laureato alla Bocconi, ha fatto il banchiere, insomma ha lavorato in banca per 10 anni, poi non ne poteva più di questa vita e ha cominciato a fare questo. Ecco, racconta tutti i suoi tantissimi racconti, da alcune esperienze sono più vuol dire più approfondite nel racconto, quelle che ha fatto per esempio in Asia e anche alcune che ha fatto in Sud America, e sembra che ci sia che sia sincero questo libro, insomma questi racconti siano insomma abbastanza interessanti. Se vogliamo trovare un difetto in questo libro, che ripeto comunque un bel libro che si legge piacevolmente, è che a volte è un po' insomma epico, no? Quindi usa spesso dei paroloni, epico, un viaggio meraviglioso, esperienze che nessuno può fare. Poi insiste questa storia del viaggiatore che è diverso dal turista, che ripeto non mi convince, e però anche racconta anche episodi personali della sua vita, la morte del padre, per lui una figura molto importante, un po' come dire, criticata, con la quale ha avuto dei problemi, ma alla fine insomma si è sapete che non mi viene più la parola, ha trovato la pace con suo padre che è morto,
La lettera che lui scrive, o il discorso che ha fatto al funerale, è molto, molto toccante, insomma, molto bello. Ecco, insomma, eccolo qua, racconta anche qualche uno dei suoi amori, racconta un pochettino la sua vita in questi 3 mesi. Io lo consiglio perché è un bel libro. Dopo non so come lo possiate trovare, perché se l'è autoprodotto lui. Allora, lui nella copertina, ve lo metto qua, vediamo se riuscite a vederlo, penso proprio di sì. C'è un sito internet, www.triptherapy.net. Io non ho volutamente, non sono volutamente andato a vedere nel sito per non farmi influenzare nella lettura del libro. Ci andrò a partire da domani, ma intanto questo libro domani rimarrà in questo hotel di Hanoi, sperando che qualcuno lo possa vedere. Io ho scritto sul libro, ho scritto anche che viene pubblicato da Van Ling Online, c'è il mio commento, se qualcuno lo legge, lo trova e in qualche modo vuole commentarlo o comunque partecipare al commento di questo video, mi fa molto piacere. Bene, se riuscite a procurarvi il libro, buona lettura.